Ok, andiamo a accelerare di nuovo, aspettiamo di raggiungere il punto di manovra, un'ora, un'ora 50, 40, 30, 20, 10, ok, 11. Perfetto, fra 10 secondi entreremo nello spazio di influenza, nell'area di influenza di Moon, e cambieranno anche i nostri segnalini qui a norma. Non mi sembra. Siamo già nello spazio influenza di Moon, ok. Come vedete, verremo sparati fuori nello spazio e entreremo in orbita intorno al Sole se non facciamo niente. Allora, a questo punto, visto che abbiamo una periapsis comunque abbastanza bassa, andiamo a prendere la nostra orbita e a chiuderla intorno al Moon. Eccola qua. Questa barra qua, proprio quella per chiudere a malapena l'orbita, ci chiederà un totale di... Andiamo a vedere. Un totale di 3 secondi di burn. Quindi quel pochissimo carburante che ci avanza lì è più che perfetto per una cosa del genere. Andiamo a pescarci il nostro punto di manovra. Come vedete, Moon sta anche oscurando il sole, o mi sbaglio? No, il sole dovrebbe essere forse di là. No, no, si è proprio davanti al sole Moon. Ok, andiamo a fermarci sul punto di manovra. Quanto monopropellante abbiamo consumato? Non molto. Ok, andiamo a prendere il punto di manovra, che è proprio quello lì. Che sarebbe il punto di retrograde nella periapsis. Andiamo ad aumentare la velocità del tempo. Fra un'ora e 18 arriveremo al punto. 40, 30, 20 minuti. Non perdiamo il nostro punto di manovra, come vedete siamo molto vicini a Moon. 11 minuti, 9 minuti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 secondi al punto di accensione dei motori, 15, ok. Andiamo a riposizionarci proprio lì. Accenderemo i motori al massimo, in pratica poi li spingeremo. Comunque potremo continuare a bruciare in direzione retrograde finché i motori non finiscono. Andiamo a accendere. Ok, il nostro punto di manovra è finito, ma andiamo a vedere. Stiamo stringendo e abbiamo ottenuto un'orbita circolare. Ok, periapsis 24.000, apoapsis, scusate, apoapsis, leviamo sta manovra che non ci capisco una siega. Apoapsis di 51.000, periapsis di 24.000. Ok, questa è un'ottima orbita, come vedete abbiamo consumato il nostro carburante, andiamo a staccare il ragione dietro di noi. Adesso, siccome volevo atterrare nella zona che si trova esattamente occidente al sole qua, andiamo a aumentare un po' la velocità per far ruotare anche Moon intorno al sole magari. Non possiamo accelerare più di tanto perché siamo abbastanza vicini al pianeta. Ok, come vedete siamo comunque molto vicini a Moon. Andiamo a vedere se magari riusciremo a farla girare verso il sole. Ok, aspetteremo tutto questo tempo, ve lo posso tagliare per fortuna, quindi ci vediamo quando questa porzione qua sarà illuminata. Ok, eccoci di nuovo qua, siamo arrivati al punto in cui la porzione dove vogliamo atterrare è illuminata dal sole. Adesso volevo andare a modificare la nostra orbita in maniera che possiamo appunto atterrare qua, perché come vedete è un'orbita pressoché equatoriale della Luna e non siamo in grado di atterrare qua su in cima. Come fare per fare questo? Andiamo più o meno inclinati di 90 gradi rispetto al punto in cui vorremmo atterrare, quindi qua, e mettiamo un nodo di manovra tirando in su questo anellino qua. Poi dovremo andare anche a modificare tutto il resto perché, come vedete, si sta allargando in maniera strana. Cosa stai facendo? Ok. Più o meno ci siamo, no? Ancora no. Ok, facciamo così. Andiamo a stringere la nostra orbita per ottenere comunque una periapsis abbastanza bassa, magari proprio in quella posizione là. Ok, così ci passeremo proprio sopra.
Andiamo magari a provare a stringerla in quell'altro verso. No, tirando questo. Oh, tac. Guardate che periapsis abbiamo qua di 3000 metri. Cerchiamo proprio di trovare magari tac, così. Ok. Così dovrebbe andare più che bene perché voglio atterrare più o meno qua, magari potremmo leggermente alzarla. Ecco, così. Ok, così ce la dovremmo fare. Andiamo. Allora, fra Eastbourne, no. Ah, da bruciare non lo sappiamo già perché abbiamo cambiato il motore. Quindi, facciamo un bel F5 di sicurezza. Andiamo a pescare il nostro punto di manovra che si trova, ok, là. Andiamo a prendercelo. Dovremo bruciare fra 3 minuti e 40 secondi. Andiamo, facciamo una stima, 370 metri al secondo. Questo non mi ricordo quanto può dare, 390. Bruceremo forse per un paio di minuti. Andiamo a vedere quindi di arrivare a un minuto dal burn. Al massimo con F9 torniamo indietro e ci sistemiamo al... Ok, un minuto e un secondo, iniziamo a bruciare. 2 minuti, 1 minuto e 20. Andiamo a bruciare per 2 minuti. Abbiamo visto 2 minuti. Spingiamo i motori e andiamo a bruciare per 2 minuti. Non ci fa bruciare per 2 minuti. Andiamo a bruciare a piena potenza. Non importa quanto cambierà la nostra orbita, comunque riusciremo a norma sempre ad atterrare lì. Invece no, invece no, invece no, invece no, invece no. Ok, premiamo F9, 1 minuto e 20 secondi, quindi torneremo al punto in cui eravamo prima. Ok, 1 minuto e 25 secondi, sicché dovremo andare circa a 45 secondi. Dove sei? Sei qua. Non abbiamo più il nostro punto di manovra? Ce lo dovremmo avere. Non ce l'abbiamo più. Dobbiamo rifare la nostra manovra. Ok, andiamo qua. Add manovre. Tiriamola su un bel po'. Andiamo a chiuderla di qua e a chiudere la nostra manovra così. Ora la risistemeremo, perché l'ho fatta troppo velocemente questa manovra. Andiamo ad aprirla di qua. Ok, periapsis lì. Andiamo ad allargarla un po'. Giriamola. Ok. Adesso andiamo a stringerla. E no, ho sbagliato. Così andiamo a stringerla. Così. Troppo. Andiamo a ruotarla di qua. A stringerla un po'. Ok, ci siamo. Tac. Più o meno è quella di prima. Andiamo a inclinarla leggermente di più verso l'alto. Ancora un pochino. Ok, dobbiamo rifare tutto da capo. Quindi, no, non voglio cancellare proprio un bel niente. Andiamo a chiudere. Chiudere. Un pochino verso il basso questa volta. Allargare un po'. Un pochino verso il basso, allargare, no, va bene così, stringere, troppo, allargare, ah, allargare, ok, no, ancora un gocciolino, troppo, dai, prima ci ero riuscita molto velocemente. Adesso ci dobbiamo mettere un po' più di tempo. La legge di Murphy. Ok, siamo sui 396, leggermente di più. E con 1 minuto e 20, quindi sì, dovremmo andare più o meno a bruciare, come abbiamo detto, sui 50 secondi. Facciamo per sicurezza. Per 5 secondi non dovrebbe cambiare più di tanto. Posizioniamoci su una di manovra. Andiamo ad accelerare il tempo. 50 secondi, 45, perfetto. 1 minuto e 30 secondi. Sì, più o meno. Ok, cambieranno di molto la nostra traiettoria, aspettiamo di finire il nostro burn, andiamo a vedere sulla Navball come si sta comportando tutta la situazione. Adesso non abbiamo neanche una periapsis, ma modificheremo la nostra orbita in fase di burn. Ok, stiamo bruciando, non stiamo ottenendo quello che vogliamo per ora, però
dovrebbe rimodificarsi qua sopra. Come vedete si sta piano piano allineando alla traiettoria che gli avevamo detto di ottenere. Andiamo a vedere. Si sta ancora stringendo. Vabbè, potremo modificarla poi in seguito, eh. L'importante per ora è allinearsi qua. Ok. Siamo leggermente spostati rispetto al punto di manovra. Riallineiamoci direttamente lì. Ancora un altro po'. Ok, come vedete ora si sta riallargando, leggermente, però si sta riallargando. Abbiamo 40 metri al secondo di delta V da finire, non facciamo cazzate, 20 metri al secondo e io direi di premere X adesso. Ok, facciamo gli ultimi metri al secondo che ci rimangono. 3, 2, 1, 0, 2. 0,1 differenza. Ok. La nostra periapsis prevista era di 4.444 metri e quella nostra è di 4.100 metri. Quindi abbiamo ottenuto perfettamente l'orbita che volevamo. Adesso io ripremerei un bel F5 perché comunque abbiamo ottenuto ciò che volevamo e dobbiamo andare a fare la parte più importante e anche più difficile, ovvero l'atterraggio. Andiamo a prendere magari un punto tipo qua. Mancano 9 minuti all'arrivo in quel punto là, noi vogliamo atterrare lì, quindi andiamo tipo sui 7 minuti e 49 e andiamo a chiudere. Ok, vogliamo atterrare più o meno lì, sì. Perfetto. Cerchiamo di fare una cosa del genere. Andiamo a prendere retrograde rispetto alla surface e aspettare 7 minuti. 6, 5, 4, 3. 4, 3. 2, 1 e 40, ok, siamo più o meno a 14 metri, 1 minuto e 50 secondi, 40. Ok, siamo sul punto di manovra, andiamo a cercarci, come vedete siamo proprio in retrograde con il nostro punto di manovra, andiamo a bruciare un po' per vedere cosa riusciamo ad ottenere. La nostra periapsis si sta appiattendo sul pianeta e ora scomparirà. 3, 2, 1, addio periapsis. Ok, stiamo riducendo la nostra velocità rispetto al pianeta. Quello che vogliamo principalmente è ridurre la velocità laterale. Aspettiamo a bruciare allora. Ok, guardiamo se riusciamo a... Quello dovrebbe essere il cratere qua sopra. Andiamo a vedere? Sì, dovrebbe essere proprio lui. Aspettiamo, magari anche qui ci va bene, non è che siamo proprio pignoli. Aspettiamo, leviamo questo nodo di manovra. Andiamo a prendere magari un punto tipo qua. Fra un minuto potremo continuare ad annullare la nostra velocità laterale. Magari qua sotto c'è una porzione comunque abbastanza piana. Andiamo a levare la nostra velocità laterale, dai. Cerchiamo di atterrare prima di quella zona montuosa là. Potremmo anche già aprire le nostre gambettine, tanto non c'è attrito dell'aria, quindi niente gli darà noia. Continuiamo a bruciare, riduciamo totalmente la nostra velocità laterale. Guardate che bell'alba di Kerbin su Moon, facciamogli un bello screenshot. Ok, stiamo continuando a ridurre la nostra velocità laterale. Ci stiamo per schiantare. Andiamo a prendere il nostro punto di retrograde rispetto alla surface, siamo più o meno a 300 metri al secondo, siamo molto vicini, forse atterreremo in quel cratere o forse ci schianteremo prima. Siamo davvero molto vicini, molto 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 vicini, molto vicini, molto vicini, non andrà bene, non andrà bene, me lo sento, dai, 200 metri al secondo, non ce la facciamo, moriremo, moriremo tutti, moriremo tutti, andiamo a puntare direttamente verso l'alto, aiuto, 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 aiuto. Aiuto, aiuto, no, 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 moriremo, moriremo, addio. Addio, mondo crudele. Addio. Boom. Ok, F9. Primo tentativo è andato male. F9. Torniamo qua. Ok, allora facciamo una cosa. Andiamo a prendere direttamente il nostro punto qua. Lo
vogliamo ridurre la nostra velocità laterale in quel punto là. Quindi andiamo a prendere innanzitutto 9 minuti, aspettiamo di essere nella parte illuminata. Ok, siamo sempre più vicini, siamo a 10.000 metri, siamo più o meno lì. Che diavolo sta succedendo? Ok, stavo pigiando il tasto sbagliato. Andiamo a prendere innanzitutto il nostro retrograde rispetto alla superficie, eccola qua. E fuoco. Forse siamo un po' troppo vicini per un atterraggio, ma tanto abbiamo un bel F5 lì. Ok, riduciamo la nostra velocità laterale. Un'altra bella immagine di Kerbin che sorge sulla Luna. Bill Kerman è felice di poter tornare in vita ogni volta che vuole. Andiamo a riposizionarci sul punto di retrograde. Ok, qui abbiamo una bella zona pianeggiante. Se riuscissimo a ridurre 400 metri al secondo di delta V che ci rimangono rispetto alla superficie prima di toccare la superficie, sarebbe veramente un grande risultato. Andiamo a riprendere il punto di retrograde. Andiamo ad attivare questi due motori, ci serve tutta la potenza necessaria. Non ce la faremo mai. Abbiamo ancora 200 metri al secondo di delta V. Premiamo G. Premiamo G. E come vedete è esploso tutto un'altra volta. F9, ok. Non ci basta questa delta V, cioè questo poco tempo per rallentare, quindi dovremmo iniziare a rallentare prima. Per fare ciò io direi di fare una cosa. Innalziamo leggermente la nostra periapsis, quindi andiamo nella nostra nevball a prendere il punto di prograde e aumentare l'apoapsis. La periapsis, scusate. Ok, così dovrebbe andare bene perché siamo a 15.000 metri a questa altezza qua. Aspettiamo di essere più o meno qua, quindi fra 9 minuti. Andiamo ad aumentare il tempo sui 15.000, mi sembrava l'altitudine, quindi siamo a 17, 16, ok, 16 e 7. Andiamo a prendere il punto di retrograde rispetto alla surface, andiamo a vedere in che posizione siamo, perfetto. Andiamo ad annullare la nostra velocità laterale, esattamente qua, fuoco e rallentiamo. Ok, un'altra alba di Kerbin e adesso piano piano chiuderemo. Come vedete piano piano stiamo chiudendo, però abbiamo un bel po' più di tempo perché siamo a 14.000 metri invece che a 3.000. Chiedevo troppo a questo motorino prima. Ok, speriamo di farcela. Più che altro adesso è una questione di fortuna di riuscire ad atterrare in un punto abbastanza pianeggiante. Ok, andiamo a vedere la mappa. Siamo più o meno nel punto dove volevamo arrivare con la nostra traiettoria attuale, ma atterreremo prima. Ok, una volta che avremo fatto atterrare questa prima astronave, questo primo modulo di atterraggio, potremo anche usufruire dei simboli aggiuntivi che ci appariranno sulla nevball impostandolo come bersaglio e quindi riuscire a atterrargli comunque vicino. Andiamo a vedere nella mappa come va la situazione. Siamo a 200 metri al secondo e ancora a 14.000 metri. Piano piano ci stiamo. Ok, ruotiamoci così, mi piace di più così. Ok. Siamo a 180 metri al secondo di delta V a 14.000 metri, quindi praticamente atterreremo quasi verticali. Ok, la nostra velocità laterale è ridotta di molto, aspettiamo un po' di scendere. Guardiamo dove andremo a cadere. Ok, dovremmo atterrare in questa zona qua. Andiamo. Oh, siamo sul bordo di un cratere. Ok, la nostra velocità laterale si è ridotta di molto, come vedete siamo a 180 metri al secondo, non facciamo cazzate, vai a riprenderti il tuo punto di retrograde qua.
Ok, accendiamo i motori. A questo punto direi che è il caso di accendere anche gli altri due motori per aiutarci in piena potenza. Ok, anche quei due motorini che abbiamo montato ci stanno aiutando a ridurre la nostra velocità laterale, la nostra velocità in generale, non laterale. Ok, siamo a 60 metri al secondo, a 5000 di altezza. Andiamo a vedere in IVA quanto manca rispetto alla superficie, dove sei, vertical speed. Siamo più o meno a 1500 metri di altitudine. Andiamo a vedere qua dove è il nostro punto di retrograde. Ok. Abbiamo ridotto la velocità laterale praticamente a zero. Siamo in un punto collinare. Metri al secondo. Andiamo a vedere la vertical speed, la radar altitude. Siamo a 500 metri, quindi dobbiamo andare a ridurre più o meno a 10 metri al secondo. Stacchiamo il raggio centrale. Dannazione, ho fatto una cazzata. Ok, dovremmo cercare di levarcelo di torno prima di arrivare per terra. Cerchiamo di aumentare la nostra velocità. Ok, spingiamo. Ce lo siamo levati di torno. Sempre spengere i motori prima di staccarli. Andiamo ad accendere, ad aprire le nostre gambette. Siamo a 7 metri al secondo di delta V e praticamente siamo verticali. Ok, c'è la nostra delta V, metro al secondo, riduciamo 2 metri al secondo, 4 metri al secondo, andiamo a levare la velocità laterale, 5 metri al secondo, acceleriamo un po', 4 metri al secondo, 3 metri al secondo, 1 metro al secondo, 0,6, ok, riduciamo, 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 stacchiamo. Perfetto. Siamo atterrati con il nostro primo modulo Manned sulla superficie di Moon, anche se siamo stati abbastanza sfortunati perché siamo sul bordo di una collina, quindi siamo molto inclinati, come vedete. Facciamo un bel F5, molto utile anche questo, perché io volevo provare a staccare l'SS a vedere se succedeva qualcosa. Ok, perfetto, è andato tutto bene, stacchiamo anche l'RCS, tutti i sistemi sono down e pronti per il primo sbarco di un Kerbal sulla superficie di Moon. Il nostro Bob Kerman sarà il Neil Armstrong della situazione, scende giù e tac, un piccolo passo per un Kerbal, un grande passo per la Kerbalità. Andiamo a portarlo un pochino più avanti, tutto felice. Adesso possiamo piantare una bandiera con il simbolo che abbiamo scelto per la nostra agenzia spaziale, eccolo qua, e sulla bandiera andremo a scrivere primo ammunaggio. Invece che allunaggio, oggi è il 21 12 2013. Bob Kerman atterra sulla superficie di Moon e saluta tutti, semplicemente. Facciamo un bello ok. Ok, adesso con Bill Kerman. Dannazione, non possiamo modificare la targa. Pensavo fosse Bob Kerman. Red Plaque. Take down. Possiamo ripiantarla? No, vabbè. Comunque abbiamo raggiunto il nostro primo atterraggio, tanto questo modulo rimarrà qui, quindi non servono grandi bandiere. Possiamo raccogliere frammenti della superficie terrestre. Sì, lunare, quindi prendiamo, come vedete, potremo trasmettere fino a 30 di scienza. E se lo recuperiamo fino a 120 di scienza, per ora non possiamo recuperarlo perché questo raggio non è studiato per tornare indietro, e andiamo a tornare sulla superficie, sul nostro razzettino. Guardiamo se ci fa le bizze, sembrerebbe di sì. Premiamo R per prendere i nostri cosi, andiamo su, F grab, ok, no, torniamo un pochino indietro, riprendiamo i nostri jetpack. Saliamo, non sdraiare la navetta perché sennò sei un duro del cazzo. Ok, ora ci siamo attaccati alle scalette, saliamo su fino in cima e entriamo dentro al modulo. Perfetto, adesso io direi che è il caso innanzitutto di andare a staccare queste. Pronti? Decaple? Lanciamole verso lo spazio.
Sono delle specie di fuochi di artificio che lanciamo ogni volta che tocchiamo la superficie con questo modulo. Ok, abbiamo staccato quei nasetti, non servivano a niente lanciarli, ma non serviva a niente nemmeno tenerli. Andiamo a fare i nostri primi rilevamenti sulla superficie di Moon. Ok, leggiamo dal Material Study. Questo dovrebbe essere, non so cosa, forse è il crew... No. Find dust of the moon. Ok, potremmo recuperare fino a 100 scienze perché siamo nelle High Glens di Moon, che è un altro... come si chiama? Un altro bioma. Quindi potremo tenere i dati e mantenere 100 di scienza per il recupero, però questa, ve l'ho detto, questa navetta non tornerà mai su Kerbin, oppure trasmetterli, trasmettendo così 20 scienza. Questo è con il Material Study. Se invece dovessimo andare a osservare il Mystery Goo, ok, recuperandolo otterremo 40 scienza e trasmetteremo 12 scienza. Questi sono gli strumenti che abbiamo adesso e abbiamo anche il termometro. Andiamo a fare log temperature. 32 scienza recuperandolo, 16 trasmettendo. Questo non è, non si, non potremo trasmettere, cioè, vi spiego. Come vedete, andando sulla prima lettura del Material Bay, potremo trasmettere una sola volta. Quindi, anche cliccando su Transmitting, ci dice che trasmettendolo renderemo il modulo inusabile. Siete sicuri di volerlo fare? Trasmettiamo i dati a terra con le nostre antennine. Eccolo qua. E adesso avremo ottenuto 20 scienza. Se dovessimo cliccare qua sopra, mi sa che non otterremo più un bel cazzo. Quindi andiamo a trasmettere anche quello del Mystery Goo Containment Unit. E guardiamo un po'. Altri 12 di scienza per noi. E anche quello del, micro de sì, del microfono, del termometro. Altri 16 di scienza per noi. Ok, il termometro può essere riusato. Non so quanta scienza ci darà, però. Log temperature. Non ci darà più scienza, solo trasportandolo di nuovo a terra ci darà scienza, quindi non serve più a niente. Guardiamo un pochino surface sample, questi sono i frammenti della superficie, trasmetteremo il 25% dei dati. Guardiamo se ce la facciamo con la carica elettrica, sì, abbiamo trasmesso 30 scienza, ok. Questo era il crew report, a norma, sì esatto, infatti crew report. Potremmo trasmettere altri 20 scienze con il crew report, oltre ai frammenti di superficie raccolti da Bill Kerman. Scusa Bill se ti ho chiamato Bob prima. Ok, abbiamo ottenuto un bel po' di scienza comunque, anche se abbiamo trasmesso solo una piccola percentuale. Nelle prossime volte che cercheremo di toccare la superficie di Moon, magari con dei razzi un bel po' più dotati di questo, che questa è veramente una bella cagata, e siamo anche in una posizione un po' strana, potremmo portarci dietro anche il laboratorio scientifico quello grosso che ci permette di analizzare in maniera migliore i dati qua e poi rispedirli a terra, quindi ottenere una maggiore quantità di scienza dallo stesso lancio. Questo razzo qui magari potevamo anche, non abbiamo molto carburante, però abbiamo circa 316, però potevamo fare anche uno studio magari per riuscire a riportarlo su Kerbin con dei paracadute al posto dei nasetti aerodinamici e magari appunto recuperare anche quella scienza aggiuntiva, però ho scelto di lasciare Bill sulla superficie di Moon perché dobbiamo iniziare a colonizzare gli altri pianeti. Bill sarà il primo Kerbal sul Moon, il primo abitante di Moon della nazione, no, non è una nazione, è il pianeta Kerbal, da Kerbin. Ok, torniamo allo Space Center. E andiamo a vedere con i nostri 122 punti scienza che abbiamo ottenuto di sbloccare questa ricerca qua. Perché questa ricerca qua? Perché negli ultimi video, cioè non ho fatto un video, ma ho ricercato questa parte qui con 90 di scienza per avere le rotelline. Le rotine sono pressoché indispensabili per costruire un aereo e volevo appunto iniziare a costruire degli aerei perché come vedete queste sono tutte parti per aerei. Questo perché? Perché così almeno potremo esplorare in maniera migliore la superficie di Kerbin senza andare a cercare magari duna o qualcosa del genere per ottenere tanta scienza. Comunque, guardiamo le alternative che abbiamo.
Qui potremo sbloccare le gambette serie per l'atterraggio, un altro paracadute di quelli che rallentano. Questo qui dovrebbe essere quello che rallenta di più quando è chiuso, quelli per rallentare all'inizio. Oppure queste sono le cose che abbiamo già visto, il barometro, delle scalette che si aprono, le batterie e i pannelli fotovoltaici, mini motori e mini serbatoi, le ali, quello che vogliamo cercare. Queste sono delle docking port, dei separator, di strutture, varie cose fra utility e structural. Questo è molto ganzo, anche questo, e anche questo sarà molto utile per fare il vero e proprio atterraggio su Moon, però richiede 300 scienza, per ora non le abbiamo, e anche il nostro motore atomico, che è veramente indispensabile per le missioni più complicate. Andiamo a ricercare le nostre ali. Nella prossima ricerca potremo ottenere delle Delta Wing, delle altre fusoliere e motori per gli aerei. E bene, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, spero di sì, perché il primo atterraggio su Moon è sempre una grande soddisfazione, anche se l'avevamo già fatto con una sonda unmanned, ma il vero atterraggio ci deve essere un Kerbal là sopra. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti da Nicolas.